Buongiorno Olimpia e salutiamo anche il nostro ospite, l'ingegnere Sergio Cutolo, titolare dello studio Hydrotech. Buongiorno, buongiorno. Con lei parleremo di progettazione. Progettazione di cosa, Olimpia? Sì, lo studio Hydrotech è uno studio di architettura navale molto conosciuto, molto affermato. Tra l'altro l'ingegner Cutolo è uno dei protagonisti di questo salone, nel senso che sono sue 3 imbarcazioni a livello progettuale, poi vedremo in che termini, esposte al nautico. 3 yacht molto diversi, uno lo abbiamo già visto, è l'ammiraglia motore di questo salone nautico, con 50 metri a marchio CB Navi. Gli altri 2 sono un 54 piedi, di cui adesso parleremo, e un 86 piedi, un Explorer 86 piedi di Cantiere delle Marche, che abbiamo visitato e che vedremo in queste giornate. Allora, ingegnere, partiamo dal QT54, una delle barche più attese, che sta riscuotendo tra l'altro grandissimi favori proprio per la peculiarità. Lei è autore della carena, ce la può descrivere? Sì, il QT54 è un'imbarcazione realizzata in materiali compositi per conto di un'azienda kuwaitiana creata da facoltosi e appassionati e realizzata in un cantiere tunisino. Noi del CUT in particolare abbiamo curato sia le linee d'acqua che tutta la parte strutturale, meccanica, impiantistica, interfacciandoci con il design team del cantiere per quello che riguarda diciamo la linea esterna, mentre gli interni sono stati realizzati dall'architetto Giulini. L'imbarcazione è motorizzata con 2 MAN da 800 cavalli, è una barca che raggiunge agevolmente i 30 nodi. Ha una caratteristica particolare, essendo stata proprio costruita sulla base di specifiche richieste da parte dei committenti medio orientali, è una barca di 54 piedi che non ha neanche una cabina, nel senso è un grande loft, un grande spazio, come dire, di vita giornaliero, e la caratteristica è proprio che è un'imbarcazione giornaliera con un grande spazio chiuso. Normalmente noi identifichiamo le imbarcazioni giornaliere come un grande pozzetto aperto e poco spazio chiuso, invece proprio per le caratteristiche climatiche dell'area a cui è destinata abbiamo questo grande spazio chiuso condizionato. Quindi un day cruiser che però consente anche di pernottare a bordo e di vivere tranquillamente la parte al coperto. Sì, in realtà su questo primo esemplare abbiamo la possibilità di trasformare il divano del loft, il divano del salone, in un letto matrimoniale. Le prossime barche, approfittando del fatto che potremo utilizzare dei tipi di propulsione diverse, ricaveremo uno spazio in cui comunque sarà possibile avere una cabina matrimoniale pur mantenendo questo grande spazio di vita comune. Ecco, tra l'altro, noi ingegnere, quali sono state le problematiche tecniche nell'affrontare la progettazione di un'imbarcazione così fuori dal coro come abbiamo potuto vedere dalle immagini? Sicuramente l'aspetto, come dire, più complesso è stato un pochettino quello strutturale, cioè mettere insieme come dire, le necessarie strutture della barca, lasciando questo spazio, questo grande spazio, questo grande salotto, il più possibile libero da interferenze e da, appunto, elementi strutturali a vista. In particolare poi l'analisi delle murate con queste grandi finestre come dire, è stata seduta a fare con attenzione. Il ponte di coperta, tutta la parte del salone ha il ponte di coperta che non è come dire, sorretto da nessuna paratia o puntelli, per cui è un elemento portante unico. E tutto questo su un'imbarcazione di queste dimensioni e comunque di queste prestazioni ha richiesto un po' più di attenzione e soprattutto un po' più di creatività, diciamo. Certo. Così. Passiamo adesso ad un progetto completamente diverso che l'ha vista progettare l'ingegneria del progetto, ma anche le linee esterne. Sì. Stiamo parlando dell'86 piedi della classe Darwin di Cantiere delle Marche, un entry level per loro, nel senso che poi la gamma si sviluppa verso l'alto con un 95 piedi e un 105 piedi. In particolare per un'imbarcazione del genere, che cosa bisogna valutare affinché poi l'imbarcazione navighi al meglio per i mari per cui è stata pensata e concepita? Ma il concetto del Darwin è comunque il risultato di anni di esperienza in questo settore. È un'imbarcazione che è limitata nella sua lunghezza dal regolamento CE, quindi è un'imbarcazione da diporto a tutti gli effetti, quindi rientra entro la regola dei 24 metri.
però lì abbiamo cercato di spingere al massimo i volumi in modo tale da creare uno spazio quasi da mega yacht. Un dato tecnico, la barca ha 210 tonnellate di stazza lorda, quindi è un'indicazione del volume che è appunto enorme. Dall'altro lato risponde a delle nuove esigenze, secondo me, di chi va per mare, soprattutto di portisti esperti, che è quello lì di navigare più che di stare nei porti, di passare le notti in rada piuttosto che rientrare ogni notte nel porticciolo, o addirittura di navigazione notturna, che consente quindi durante la notte di dormire a bordo e di svegliarsi ogni giorno in un posto diverso. Sicuramente è una barca che, date le dimensioni, ha avuto necessità di particolare attenzione per quello che riguarda sia la parte idrodinamica, per non creare un'imbarcazione che non performasse, e dall'altro lato sicuramente la stabilità è un altro aspetto importante che abbiamo curato e valutato attentamente. Scusate un attimo, vedevamo le immagini che ci mandavano la diretta dalla regia di un ingresso affollato, che è una novità, visto che nei giorni passati a quest'ora ancora la situazione era così così. Cosa significa, Olimpia? Che forse il pubblico ha preferito posticipare la visita al nautico, che qualcosa si spera si stia muovendo. In effetti eravamo un po' preoccupati nel vedere un salone abbastanza vuoto rispetto agli anni precedenti. Mi sembra che le cose stiano cambiando, speriamo sia un'inversione di rotta anche da un punto di vista dei contratti e della ripresa economica, che vede la nautica ancora abbastanza in affanno. Allora, stavamo parlando di questo Darwin 86 piedi, una imbarcazione caratterizzata anche da grandi autonomie di navigazione, proprio perché la filosofia dell'Explorer è quella, giusto? Sì, in effetti questa imbarcazione è stata creata per un armatore che viene comunque da altro tipo di imbarcazioni, parliamo di imbarcazioni plananti. E in qualche modo ha cambiato il suo modo di andare per mare. Sicuramente l'autonomia consente, oltre che lunghe traversate, anche lunghe permanenze al di fuori dei porti senza dover rifornire l'imbarcazione di carburante. Consente anche di poter andare a far carburante in quelle zone, in quelle aree, in quei paesi dove il costo è decisamente più basso, quindi il viaggio ne vale. Unito oltretutto a una particolare caratteristica di questa barca, che sono i bassi consumi. Questa è un'imbarcazione che, alla velocità di crociera intorno ai 10 nodi, consuma meno di 100 litri ora. Certo, da un punto di vista invece del design esterno, sempre opera dello studio Hydrotech, è estremamente accattivante, noi l'abbiamo visitata. Ci può fare riferimento proprio alla linea dell'Explorer? Sì, noi rispetto ad altre esperienze che abbiamo avuto nel passato, su questa barca abbiamo cercato di ammorbidire un attimino le linee, pur lasciando le proporzioni come quelle di una normale imbarcazione da lavoro, pensiamo a un peschereccio oceanico, un piccolo supply vessel. Quindi le linee sono state ammorbidite, ingentilite, pur mantenendo una notevole semplicità costruttiva, perché comunque le superfici sono semplici, non interrotte, e questo forse dà questa maggiore piacevolezza all'aspetto generale della barca. Ecco, ora un accenno all'ultimo yacht esposto qui al Nautico, che la vede protagonista nella progettazione tecnica. Faccio riferimento all'ammiraglia a motore di questo salone nautico, che noi abbiamo già visitato, il 50 metri in alluminio a marchio CB Navi Aifos. Una barca completamente diversa dalle precedenti e particolarmente complessa. Perché? Che per una fatale circostanza sono tre barche molto diverse tra loro, tre materiali di costruzioni diverse. Aifos è completamente in lega leggera ed è stata commissionata da un armatore che è molto competente, un ingegnere navale lui stesso, oltre che armatore di navi, e mi ricordo al primo incontro mi chiese un'imbarcazione che fosse in grado di viaggiare a 20 nodi in mare forza 4 con un massimo di 0,4 g di accelerazione sulla prua. Questi sono termini magari un po' astrusi, ma fondamentalmente chiedeva una barca con una tenuta di mare
particolarmente adeguata e soprattutto mi dava dei parametri tecnici di riferimento molto, molto precisi. Infatti questa barca nasce da un progetto dal punto di vista idrodinamico abbastanza complesso, abbiamo dovuto fare tutta una serie di test in vasca anche con prove di seakeeping per dimostrare che la richiesta del cliente poteva essere in qualche modo, come dire, accontentata e dopodiché ci siamo dovuti confrontare comunque con un progetto, come dire, tecnicamente molto sofisticato, ma senza dover necessariamente interferire con quello che è l'aspetto di vita poi di un'imbarcazione da diporto, quindi lasciando gli spazi adeguati e nascondendo un pochettino la complessità tecnica dietro un aspetto comunque abbastanza convenzionale. Un'ultima domanda e poi la lasciamo. Recente è anche il progetto del 177 piedi prima dei cantieri Palumbo di Napoli. Anche qui una grande imbarcazione con caratteristiche del tutto uniche. Sì, lì anche per noi quella è stata una nuova sfida, perché anche su quella barca abbiamo curato il progetto generale, incluse le linee esterne. In più è la prima barca di un cantiere che si affaccia al mondo del diporto dopo avere comunque per anni, dopo essere stato per anni leader nel settore delle riparazioni e delle costruzioni mercantili. È stato un bel successo, si chiama prima ma potrebbe essere la decima per quello che riguarda il livello qualitativo raggiunto. Io sono napoletano, per cui per me è stato anche un onore, oltre che un piacere, realizzare questa barca nella mia città. È stato un gran successo a Monaco, speriamo di proseguire su questa strada. Grazie mille, ingegnere. Grazie, ingegnere, per essere stato con noi. Ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete con noi, davvero tanti ospiti e tante barche da farvi scoprire. A fra poco.